Buongiorno a tutte e a tutti. Alle mie spalle vedete i tre protagonisti di Challengers, il film di Luca Guadagnino, film che ha ricevuto ottime recensioni come quasi tutto il cinema di Guadagnino, a partire da celebre Chiamami col tuo nome, che però io non riesco ad apprezzare. Qui oggi saranno contenti quelli che i miei amici mi dicono che vanno sempre bene dei film. E a me questo non è piaciuto. È un film sul tennis, volendo, ma non è sul tennis. Il tennis è metafora di altro. Qui c'è una specie di psicotennis, è una gara fra due rivali, amici, latentemente innamorati probabilmente, ed è la storia di questi due ragazzi che si conoscono da 12 anni, hanno fatto l'accademia insieme. Art, che è quello biondo, ha avuto successo nel tennis e si iscrive a questo torneo Challengers, che è un torneo per quelli che devono mettersi in mostra, insomma, giocatori un po' di seconda fascia in realtà, che devono mettersi in mostra per accedere poi ai grandi tornei. Però ha avuto successo, usa questo torneo per prepararsi all'unico US Open, quello che gli manca, mentre Art si è perso un po' nella vita e si è perso anche nel tennis, non ha nemmeno dove dormire, per andare dorme in macchina, insomma. Hanno avuto in comune questa specie di grande innamoramento per la ragazza, anche lei Tashi, anche lei una promettente tennista, che però ha avuto un incidente, la sua carriera è finita. Prima ha una storia con Art, poi diventerà la moglie e anche la manager di Art, ed è il grande oggetto del desiderio, no? Siamo un po' nella sfera di Jules Rimet, di questi triangoli amorosi, però amorosi fino a un certo punto, perché questo non è un film di sentimenti, secondo me. Non c'è una vera intimità, mi sembra. Direi che è come se i sentimenti fossero trasformati in una ricerca, in una grande cura della plasticità dei corpi, e quindi rimane tutto, diciamo, raccontato con un grande dinamismo, con una regia che è piena di dettagli, di primissimi piani, di grandi movimenti di macchina, anche un po' bizzarri, molto originali, anche un po' barocchi forse. C'è perfino una soggettiva della pallina che viene colpita sul campo da tennis, ma per il suono già della pallina all'inizio, già i colpi hanno una sonorità eccessiva, un po' ridondante, tutti i suoni, compreso la musica, hanno una dimensione piuttosto, come dire, accentuata, estremizzata, e probabilmente questa regia cerca proprio una forte sensualità che c'è nel film, ma è, secondo me, una sensualità gelida, proprio profondamente, fortemente raggelata da un estetismo estremo, secondo me, che lo rende un film con immagini, con inquadrature anche un po' retoriche, anche abbastanza enfatiche, accanto a un iperrealismo dei suoni, magari. Ma alcune immagini sono anche, secondo me, sono anche immagini quasi da spot pubblicitario, soprattutto Tashi, che è Zendaya, l'attrice, quella protagonista anche di Dune. È inquadrata spesso, è sempre in posa, spessissimo in posa, e
A volte sembra la pubblicità della lingerie o dell'intimo, insomma, sono delle immagini molto accomodate, direi, molto aggiustate, un po' coreografiche, anche i movimenti dei giocatori di tennis spesso lo sono. E alla fine, secondo me, tutto risulta un po' fasullo, ecco, anche il tennis è un po' fuori, finale. Che probabilmente ci sta bene, ma è anche quello un finale tutto sopra le righe. Secondo me il problema è che a questi tre personaggi non si riesce ad aderire, non si aderisce emotivamente perché sono dominati da questo sguardo, che è uno sguardo estetizzante, che cerca una estrema fascino, no? Perché quello, lei, tutti e due i giovani sono conquistati dalla capacità seduttive altissime di Zendaya che si lascia guardare e guarda, ma è tutto abbastanza gelido, secondo me. Questo è un problema mio, ma insomma, a me il cinema di Guadagnino probabilmente non mi convince, non riesco ad aderire. Però le recensioni dei film sono state tutte estremamente positive. Se mi mandate le vostre opinioni, scusate, vedrò qual è il vostro giudizio. Arrivederci a tutte e a tutti.